Da ragazzino lo chiamavano scherzosamente il matto Facchini, perché era un giovanotto allegro, scanzonato ed estroverso. Nacque il 2 luglio 1839 a Reno Centese, provincia di Ferrara e diocesi di Bologna, e venne battezzato con il nome di Giuseppe Pietro. Era affascinato dalla figura del frate francescano, che di quando in quando veniva nel suo villaggio per la questua. Tra la meraviglia di tutti, compresi i genitori, a 18 anni prese la decisione di entrare tra i frati minori e venne accolto a Bologna nel convento dell'Osservanza, divenendo sacerdote nel 1864. Le leggi di soppressione del Regno d'Italia gli imposero di lasciare il convento con mille problemi per esercitare il ministero. Fu così allora che si decise al grande passo. Insieme ad un gruppetto di confratelli, con un viaggio avventuroso, partì per la Cina, dove avrebbe trascorso il resto della vita. Il vescovo di Taiwan Fu, San Gregorio Grassi, francescano suo confratello, gli affidò la formazione dei seminaristi cinesi, ai quali dedicò tutto se stesso, salvo un periodo in cui gli venne affidato il noviziato dei frati minori. Per decenni osservò un orario rigorosissimo, senza interruzioni, sveglia alle 2:30 del mattino, per un'attività di 19 ore giornaliere di lavoro, preghiera, insegnamento e direzione spirituale. Scoppiata la persecuzione dei boxers, setta xenofoba e violenta, il 9 luglio 1900 Elia Facchini vide morire i suoi confratelli, sette suore francescane missionarie e numerosi dei suoi giovani seminaristi cinesi. Tra questi San Giovannino Van, 10 anni, ritratto con padre Elia nel monumento a Reno Centese. Giocava alla palla davanti ai carnefici, con padre Elia che cercava di trattenerlo. Perché, gli rispose, se ci uccidono andiamo in paradiso. E così fu. Elia fu l'ultimo a cadere sotto i colpi di scimitarra che gli spezzò le gambe e lo decapitò. Un gruppo di diverse centinaia di martiri cinesi è stato canonizzato in Vaticano il 1 ottobre del 2000 da Giovanni Paolo II.